Buonasera. Poi col fatto che buonasera. Anche fuori dal governo. Buonasera a tutte e tutti. È un piacere essere qui in questo luogo così centrale, animato di Milano per questo momento del Festival della Missione, Oltre l'economia che uccide. Avremo l'occasione di confrontarci con tre relatori che provengono da esperienze, da prospettive diverse, ma possono portare un contributo nell'ottica di un mondo sempre più connesso, sempre più relazionato e che quindi va visto, studiato, analizzato da più punti di vista. Ecco, Oltre l'economia che uccide, si intitola questo panel, è una citazione diretta del Papa, di Papa Francesco. E a questo proposito volevo cominciare leggendo un breve stralcio dell'intervento che il Papa ha pronunciato la scorsa settimana, proprio 7 giorni fa, ad Assisi, la città di San Francesco, dove Papa Francesco ha convocato 1000 economisti, attivisti, imprenditori giovani da tutto il mondo, in un evento di cui avremo modo di parlare anche stasera, che si è chiamato Economy of Francesco, l'economia di Francesco. E l'obiettivo di quell'incontro era dare una nuova anima all'economia. Ecco, il Papa a questi 1000 giovani ha detto: una nuova economia, ispirata a Francesco d'Assisi, oggi può e deve essere un'economia amica della terra, un'economia di pace. Si tratta di trasformare un'economia che uccide, come già aveva detto in Evangelii Gaudium, la sua esortazione apostolica, si tratta di trasformare un'economia che uccide in un'economia della vita, in tutte le sue dimensioni, arrivare a quel buon vivere che non è la dolce vita o il passarla bene, no. Il buon vivere è quella mistica che i popoli aborigeni ci insegnano di avere in rapporto con la terra. Di questo ragioneremo stasera con Adriano Caripuna, con suora Alessandra Smerilli, col professor Mario Monti. Prima di invitarli sul palco, però, chiamo qui tre esperienze, tre testimonianze già di un'economia che in qualche modo sta cambiando, che già sta prendendo forma appunto con alcune esperienze, quindi chiamo a salire sul palco insieme il dottor Nicolò Cremona, presidente dei giovani dell'Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti, UCID, il dottor Ignazio Ganga e il dottor Massimo Minelli. Ignazio Ganga è membro della segreteria confederale della CISL, Massimo Minelli è presidente di Conf Cooperative Lombardia. Allora, a cominciare dal dottor Cremona, giovani dell'UCID, chiedo di portare il loro saluto e la loro breve testimonianza. Grazie a tutti dell'opportunità. Ho saputo solo pochi minuti fa, insomma, di dover parlare. Porto i saluti del presidente Galletti, che purtroppo non può essere qui. Per noi è un onore, perché parlare di Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti crediamo che oggi sia più attuale che mai. Viviamo in un mondo dove ci sono problemi che vanno molto al di là di quelle che sono le nostre possibilità di intervento in tanti casi, ma nel nostro piccolo, come imprenditori, abbiamo il dovere e la responsabilità di dover intervenire in una sorta di nuovo mecenatismo sociale per cercare di portare del bene. Oltre l'economia che uccide, noi come imprenditori, dirigenti, insomma cristiani, cerchiamo di portare in una quotidianità professionale gli insegnamenti che la dottrina della Chiesa è in grado di darci, per fare in modo, insomma, che veramente, a partire dalle più piccole azioni, si riesca a portare una miglioria di cui ad oggi c'è veramente bisogno. Siamo molto ancorati ai valori che da ormai quasi, da tantissimi anni, da tantissimi decenni, insomma, da subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, ci ancorano a questa associazione che è molto storica, e grazie ancora a tutti, insomma, dell'opportunità, e siamo orgogliosi di poter essere parte di questa iniziativa. Grazie. Dottor Ignazio Ganga, membro della segreteria confederale CISL. Grazie di questo invito, un caro saluto a tutti. È un momento molto delicato per il nostro Paese. Da qualche mese, ma anche da qualche anno, stiamo vivendo una situazione, direi, paradossale. E abbiamo scoperto che questa grande globalizzazione in cui tutti ci sentivamo integrati poi non ci ha restituito solo vantaggi. Abbiamo scoperto che
ci ha portato condizionamenti da altre produzioni, ci ha creato le delocalizzazioni e ci ha creato grandi perdite occupazionali con enormi costi sociali a carico dei bilanci dello Stato, ma soprattutto ha determinato un nuovo ciclo umano caratterizzato da pesantissime decelerazioni. Prime fra tutti decelerazioni a carico dei diritti di cittadinanza. Questo è un tema molto importante per noi, che non può non essere trattato alla luce di un festival come quello odierno. C'è una svolta che dobbiamo produrre, una svolta che è quella che non possiamo replicare le dinamiche economiche del passato. È un'opzione che non ci è concessa, ci staremmo dimenticando dei 177.000 che ci hanno lasciato all'interno della devastazione della pandemia, staremmo omettendo il fatto che c'è un tessuto sociale sfibrato da 8 milioni di poveri, non staremmo cogliendo i campanelli d'allarme che il pianeta ci sta suonando, o comunque ci staremmo voltando rispetto ad un mercato del lavoro frammentato e fortemente indebolito. Io dai lavori di questa importante occasione che state offrendo al Paese, che il Festival delle Missioni sta offrendo al Paese, ho colto tre traiettorie molto importanti, utili per la mia organizzazione. La traiettoria del rispetto della persona, la traiettoria della convivenza democratica, la traiettoria della salvezza del pianeta. Tre temi che ci impegna, a partire da questa piazza di Milano. Allora, mettere al centro la persona mai come oggi ci impegna a coltivare una sconfinata passione dell'uomo, per l'uomo, per il rispetto della sua libertà, dei suoi diritti, delle sue libertà. Insistere sulla convivenza democratica che guardi oltre i confini del nostro Paese, invece ci chiede di non dimenticare che viviamo in un'Europa che è risorta da una forte abiura contro le guerre, i totalitarismi, le ideologie impegnate sulla supremazia etnico-nazionalista, e poi attuare la sfida della sostenibilità, quella che Papa Francesco chiama ecologia integrale, ci richiama a riscoprire una nuova relazione con gli ecosistemi. Sono tre sfide straordinarie, importanti. Ecco che allora per noi è molto importante rilanciare un nuovo umanesimo del lavoro, superare la mitologia di un futuro controllato solo dall'intelligenza artificiale. L'innovazione per un sindacato è fondamentale, chiudo, ma presuppone un uomo che addomestica l'artificiale. Ecco che allora, per contrastare l'economia che uccide, andranno rafforzate le relazioni umane. Dovremo dominare i domini, e il ruolo della società organizzata in questo è fondamentale. Noi riteniamo che l'esito finale deve essere, e chiudo davvero, l'avanzare della cooperazione al posto della competizione, della condivisione rispetto ai monopoli, ma soprattutto dell'armonia del creato in luogo del suo illimitato sfruttamento. Per andare oltre l'economia che uccide servirà soprattutto continuare a coltivare ideali, grandi ideali, e continuare a coltivare grandi sentimenti di giustizia, perché se c'è una cosa che abbiamo imparato dalla pandemia e dalla guerra è che la giustizia non tollera regressioni. Grazie. Grazie, grazie dottor Ganga. Allora il presidente di Conf Cooperative Lombardia, dottor Minelli, a lei la parola. Grazie. Io dovrei fare il main sponsor di questa iniziativa, ma non sono abituato, perché la Conf Cooperative, la cooperazione, non fa mai lo sponsor. Quindi lo dico perché non ci sia un'ambiguità. Noi in genere siamo, permettetemi, dei badilanti, siamo gente che vive sulla strada nel senso buono del termine, perché siamo cooperatori, cerchiamo di fare quello che il professor Monti durante il suo incarico chiamava economia sociale di mercato. Siamo quelli che, per esempio, nelle vostre case portano su 10 bicchieri di vino 6, sono quelli che portano 7 bicchieri
di latte su 10. Siamo quelli che a un certo punto curano in Italia 7 milioni di persone portandogli il welfare. Siamo quei lavoratori, siamo quelle cooperative che insieme al sindacato, qui in maniera particolare con la CISL, prendiamo le aziende decotte, i lavoratori fuori e insieme a loro costruiamo, noi le chiamiamo VBO, i workers buyout, cioè questi lavoratori insieme al sindacato gli facciamo riprendere in mano l'azienda e la facciamo ripartire. Allora, non c'è tempo per dire troppo di più, l'economia che uccide, siamo un bivio, Io credo che non abbiamo più troppo tempo. Siamo al bivio tra scegliere me e scegliere noi. E tra impostare la tecnica, che è importantissima, se deve andare per conto suo o se invece deve essere utilizzata per tutti, per noi, per il territorio, per le persone più fragili soprattutto. Perché se riusciamo a garantire alle persone più fragili diritti di cittadinanza per loro, allora è una grande civiltà, allora ci stiamo dentro tutti, allora lavoriamo per il benessere. Credo che nei prossimi anni, a secondo delle strade che prenderemo, sarà importante. E chiudo dicendo una cosa, ma perché allora è fondamentale, parto dall'inizio, fare noi che non lo facciamo mai il main sponsor di questa iniziativa? Perché la Chiesa era e resterà, spero, uno di quei luoghi dove attraverso l'educazione, la formazione, si possono cambiare le cose. Noi siamo qui in tanti oggi, ma c'è tanta gente venendo da Piazza Duomo, molto di più di quella che c'è qui. E allora noi siamo chiamati lì. La cooperazione è in mezzo anche alla gente che non è qui e quindi ci vuole un lavoro di grossa sinergia. Sulla piattaforma noi ci siamo. Grazie. Grazie, grazie per i vostri saluti, grazie. Per i vostri interventi, grazie. Grazie. Abbiamo iniziato a sentir parlare di valori che animano le scelte, di sfide del lavoro, abbiamo sentito parlare di comunità, di noi e io. Di tutti questi temi cominciamo ora a parlare, invito a salire sul palco il dottor Adriano Caripuna, suora Alessandra Smerilli e il professor Mario Monti, prego. Adriano si può accomodare di qua. Ecco, intanto che i nostri ospiti prendono posto, anch'io mi accomodo. L'occasione per ringraziare COSPE, l'Associazione Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti, che realizza questo evento insieme al Festival della Missione. COSPE realizza anche la campagna Amazzonia in difesa del popolo Caripuna, quindi come dire, accompagna con forza anche il momento di confronto che vivremo adesso. E anche prima nei saluti abbiamo sentito citare l'impegno della Chiesa, della Diocesi di Milano, quindi un saluto e un ringraziamento a Monsignor Franco Agnesi, Vescovo Ausiliare e Vicario Generale della Diocesi di Milano, per il sostegno e l'appoggio a questa iniziativa. Ecco, cominciamo questo momento, questa tavola rotonda, partendo, comincerei riscaldando un po' l'atmosfera con una battuta per ciascuno dei nostri interlocutori. Partiamo da Adriano Caripuna, che è uno studente di giurisprudenza, è portavoce della tribù Caripuna, che si trova nell'Amazzonia brasiliana, ed è un attivista ambientale. E quindi ad Adriano Caripuna chiedo, per cominciare, come poi chiederò come battuta introduttiva a tutti gli ospiti, che cos'è l'economia che uccide, che cos'è invece l'economia che dà vita nella sua esperienza. Boa tarde. Boa tarde. Mi chiamo Adriano Caripuna e obrigado pela recepção e pela organização, em primeiro lugar. Buonasera, sono Adriano Caripuna. Grazie per averci invitato e grazie per l'organizzazione. Obrigado também a COSPE por apoiar a luta do Caripuna.
E falando sobre o que é economia sangrenta para nós, Caripuna, é a destruição da floresta. E a economia da vida é manter a floresta em pé. Por isso que eu estou aqui para falar sobre economia da vida, que é para manter a floresta em pé. A floresta é vida para nós, povos indígenas. Grazie anche a Cospe e venendo a che cos'è per me l'economia che uccide, l'economia sangrenta la definisce, questa economia è un'economia che distrugge la foresta, mentre l'economia della vita è l'economia che lascia la foresta in piedi. È per questo che sono qui, per cercare di difendere questa economia della vita che per noi è tanto importante. Grazie Adriano Caripuna, poi avremo modo di conoscere la sua storia, la storia del vostro popolo e potrà condividerla con tutti i presenti. Suora Alessandra Smerilli, economista, docente, segretaria del Dicastero Vaticano per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale. Il Papa Francesco ha creato questo dicastero nel 2016, dall'anno scorso Suora Alessandra Smerilli è segretaria. Che cos'è per lei, in una battuta, l'economia che uccide, l'economia che dà vita? Parto dall'economia che dà vita, per cominciare con segni di speranza. Per me un'economia che dà vita è un'economia in cui, dove la libertà, la creatività delle persone può mettersi insieme per generare qualcosa che crea opportunità, soprattutto opportunità di lavoro, che è uno dei pilastri fondamentali per l'economia. Un'economia che uccide è un'economia che non fa tutto questo, che crea esclusione. Quando nella Evangelii Gaudium Papa Francesco conia questa espressione, economia che uccide, è quell'economia che crea scarti. E purtroppo di esempi ne vediamo tanti. Quando abbiamo grandi imprese, grandi società multinazionali che lavorano in modo che si tenda semplicemente a massimizzare dei profitti e tutto questo va a scapito dell'inclusione, del lavoro, e poi magari si dice ma noi restituiamo il 3%, il 4% alla comunità. E io dico, se fosse un'economia diversa non ci sarebbe bisogno di restituire questo 3%, perché non ci sarebbero le persone scartate dal sistema, le persone che stanno fuori. Quindi un'economia che fa vivere è un'economia che include. E grazie. Quella che uccide, esclude. Grazie, grazie Suora Alessandra Smerilli. Includere ed escludere, rendere protagonisti oppure rendere scarti, prima di tutto, le persone. Professor Mario Monti, presidente dell'Università Bocconi, senatore a vita, già presidente del Consiglio dei Ministri e tanto altro, anche a lei chiedo, per introdurre questa serata insieme, che cos'è, nella sua esperienza accademica e non solo, l'economia che uccide, che cos'è invece l'economia che dà vita? L'economia che uccide può essere di due tipi: un'economia che non funziona e che quindi non permette di produrre e di distribuire i beni che servono per vivere, ma anche può essere un'economia che uccide quella che funziona anche benissimo, nella quale i meccanismi sono molto ben oleati, funzionano bene, ma funziona al servizio di chi ha potere, potere economico o potere politico, e non dei cittadini di quel paese o del mondo. Vediamo per differenza che un'economia che dà la vita è un'economia che funziona e, ahimè, che si appoggi anche per funzionare alla molla del profitto, senza la quale è un po' astratto immaginare un'economia che funzioni, ma che funzioni per i cittadini. Massimo Minelli ricordava l'espressione, che non è mia, ma di ben più illustri e persino più anziani di me economisti, di economia sociale di mercato. Ebbene,
l'economia sociale di mercato è quella nella quale il mercato funziona abbastanza per permettere che ci sia una produzione efficiente e una distribuzione efficiente. Ma efficiente è un aggettivo che non basta, perché occorre che attraverso i pubblici poteri, orientati però al bene dei cittadini, lo Stato stabilisca leggi e le faccia osservare contro i monopoli, stabilisca leggi e le faccia osservare per un sistema fiscale profondamente equo, superando la situazione in cui molti paesi, non escluso il nostro, si trovano, secondo la quale i partiti politici pensano tutti, e forse non hanno torto, di poter essere eletti se non fanno pagare le tasse, e uno Stato che curi le questioni della sostenibilità, che sono entrate da ultimo in scena, ma che sono potentissime. Finisco questa lunga definizione di economia che dà la vita e vediamo quanto è delicata questa costruzione, che nell'economia che uccide teniamo per favore sempre presenti anche quei fenomeni che uccidono davvero, come gli incidenti sul lavoro. Grazie. Grazie Presidente. Siamo a parlare di economia, lo stiamo facendo in una piazza che è piena, che dà un colpo d'occhio splendido, una piazza con molti volti giovani, e questo è bello. Lo stiamo facendo in quello che è un po' il cuore di quella che viene definita capitale economica del paese, no? Milano così, così produttiva, prima si diceva delle vie pienissime per arrivare in Duomo, arrivando da qui bisognava fare quasi uno slalom da quanta gente era in giro oggi. Queste sono un po' le vie anche delle grandi aziende, di molti studi importanti. Anche qui ci rendiamo conto di come c'è un'economia che funziona, lo diceva un attimo fa il professor Monti, ma che forse non sempre mette la vita al centro. Se penso alla mia generazione, alla nostra generazione, proprio questi luoghi, se vogliamo, sono quelli magari degli stage non pagati, degli orari di lavoro che si sa quando si inizia e non si sa quando si finisce, della diseguaglianza soprattutto di genere, molto forte, che interessa in particolare ancora oggi le donne come retribuzione, come posizioni lavorative. Ecco, tutto questo anche a Milano, anche in Italia, è un'economia che può uccidere o comunque che può non mettere al centro la vita. Coinvolgerei ora Adriano Caripuna, che invece ci porta una testimonianza molto forte di un'economia che uccide in modo diverso, in modo letterale, che toglie la vita alle persone, che toglie la vita alla natura, all'ambiente, alla foresta. Adriano Caripuna vive con la sua popolazione, i Caripuna appunto, nell'aldea Panorama, si trova a circa 200 chilometri da Porto Velho, nella regione occidentale dell'Amazzonia brasiliana. La popolazione dei Caripuna abita questa terra da centinaia di anni, da secoli, oggi è composta da 60 persone e deve lottare la popolazione dei Caripuna contro lo sfruttamento del territorio, contro le grandi aziende che vogliono massimizzare i profitti anche andando sopra proprio la vita delle popolazioni originarie, delle popolazioni aborigene. Adriano Caripuna ad agosto ha partecipato all'Assemblea dei Popoli in Amazzonia, sono emerse una serie di proposte, in qualche modo rappresenta un portavoce della lotta dei popoli e di quel buon vivere di cui parlavamo all'inizio, quel rapporto fruttuoso tra terra, persone, ambiente che Papa Francesco pone come esempio. E quindi ad Adriano Caripuna chiedo di raccontare la sua storia, la storia del suo popolo e di condividere con noi come è possibile costruire un'economia che sia rispettosa dei popoli e di quelle zone che forse impropriamente chiamiamo periferie. Então, eu venho nessa luta defendendo a economia da vida, que é a floresta em pé, desde o ano de 2018. E
O que está acontecendo hoje é muito grave na Amazônia. A economia sangrenta está destruindo a nossa floresta no Brasil, na terra indígena Caripuna. Dal 2018 io sono un attivista e opero per difendere la foresta e promuovere l'economia della vita. L'economia della morte, l'economia che uccide, sta distruggendo la foresta e per questo io mi trovo qua. Nosso povo Caripuna vem resistindo ao retrocesso, que é o ataque na nossa terra, desde o século XII, quando começou a estrada de ferro Madeira Mamoré, que também foi a economia na época. Il popolo Caripuna sta resistendo a quelli che sono gli attacchi dell'economia delle multinazionali già dal secolo scorso, da quando c'è stato il boom della gomma, dell'estrazione della gomma. E também em 1990 o meu povo mais uma vez sofreu ataque, que nós chegamos a ser 4 pessoas. E meu povo foi morto por conta de muitas doenças no tempo do contato, que é SPI, Serviço de Proteção ao Índio FUNAI, na época. Nel 1990 hanno subito ulteriori attacchi e invasioni del loro territorio e sono rimasti soltanto in 4 nel loro popolo e le morti sono state causate soprattutto dalle malattie che si sono diffuse a causa di questo contatto con appunto gli operai, le persone che lavoravano nel territorio. Nesse mesmo ano, nosso território foi registrado, que é demarcação, que nós falamos do Brasil, mas foi diminuído, era 193 mil, diminuiu 40 mil hectares, ficando só 153 mil que nós estamos cuidando hoje. Sempre in questi anni il territorio Caripuna è stato riconosciuto come territorio indigeno, è stato quindi demarcato, come si dice, quindi sono stati definiti i confini, però è stato anche ridotto nella sua dimensione, da 193.000 ettari a 153, quindi sono stati tolti ben 40.000 ettari. E anni dopo, che fu l'anno 2000, começou as empresas de barragem hidrelétrica, que construiu 2 hidrelétricas próximas da terra indígena Caripuna. E nós sofremos o impacto ambiental em 2014, a maior enchente da história causada pela essa empresa. Anni dopo, nel 2000... sono state costruite 2 grandi imprese idroelettriche e sono stati realizzati gli studi di impatto ambientale e nonostante questo sono state costruite proprio in quegli anni poi c'è stato uno dei grandi disastri che ha avuto un impatto importantissimo sui loro territori lasciandoli isolati per mesi. E il governo locale di Porto Velho, Rondônia, e a empresa não nos ajudou, ficamos isolados na aldeia, sem poder ir para a cidade. E também não foi tomada nenhuma providência porque alagou a aldeia. Perdemos muitas coisas nessa época. In questo periodo appunto sono rimasti isolati, hanno perso molte dei loro beni, ma ciò nonostante né il governo locale di Porto Velho né le imprese che avevano causato questo disastro li hanno in qualche modo risarciti e aiutati. E aí, quando foi in 2017, il nostro territorio foi attaccato pela madeireiro, por madeireiro, grileiro, que é a questão da economia. Nel 2017 poi sono stati hanno subito attacchi da parte dei tagliatori di legna illegali e grilleros, che sono anche questi persone che invadono la terra illegalmente. E isso aumentou muito quando o atual governo ganhou as eleições. Nós sofremos ameaça de morte, estamos sofrendo
que dizem que vão tomar nosso território, nossa terra, e nós estamos nessa luta contra essa economia sangrenta e esse tipo de desenvolvimento que para nós não é bom. Da quegli anni poi è aumentato molto, è andata crescendo questa situazione, soprattutto dall'elezione dell'attuale governo, il governo Bolsonaro, che ha diciamo, aperto le porte a questa politica e da quel momento sono molto aumentate le minacce anche di morte che sono state rivolte ai leader e alle persone del popolo Karipuna, che sono parte del popolo Karipuna. Da lì diciamo, è iniziata sempre più forte il loro impegno nella lotta contro questa economia che uccide e che devasta il loro territorio. Esse mesmo governo criou dois projetos contra a floresta, que é 191, que libera minério em terras indígenas, e a 490, aonde nós indígenas do Brasil fizemos uma grande manifestação, uma grande greve, né, que vocês falam, contra esses dois projetos. Lo stesso governo Bolsonaro ha elaborato due proposte di legge contro, diciamo, che vanno completamente contro i diritti delle popolazioni indigene, la 191 che liberalizza l'attività mineraria nei popoli, nei territori indigeni, anche quelli riconosciuti, e la 490 che limita la possibilità di definire i confini, i territori e riconoscere i territori indigeni. Per questo le popolazioni indigene in Brasile si sono organizzate per poter realizzare delle manifestazioni e un grande sciopero contro l'approvazione di queste leggi. Além disso, o território indígena no Brasil não é só o meu, e todos estão sofrendo ataque por conta desse projeto inconstitucional. E nós estamos contra tudo isso. Por nós estamos contra, nós somos ameaçados de morte todos os dias, e muitos líderes indígenas estão sendo assassinados por conta desse projeto inconstitucional que quer tomar nossa floresta. Non solo il popolo Karipuna, ma tutti i popoli indigeni stanno lottando contro queste proposte, stanno subendo attacchi e minacce di morte proprio a causa di queste leggi che lui definisce criminali e incostituzionali. Siamo minacciati di morte appunto continuamente e questo ci mette in grave pericolo. E também o governo não priorizou a questão do lockdown durante a Covid-19. Por isso, muitos indígenas foram mortos pela essa doença. Enquanto estava tendo colapso no mundo por conta da Covid, o governo brasileiro priorizou o projeto antiambiental no Brasil. Lo stesso governo non ha priorizzato cure, non ha dato priorità alle cure e ai vaccini per le popolazioni indigene durante il Covid, la pandemia, e per questo appunto molte delle popolazioni indigene sono state anche decimate. E non solo ha approfittato di questa situazione per portare avanti politiche antiambientali, contro l'ambiente, antiambientalista. Por esta razão, eu estou mais uma vez na Europa, na Itália, pela terceira vez, trazendo essa preocupação para vocês e peço apoio de todos vocês que estão aqui presentes. Esse apoio tem que ser através do intermédio político pela embaixada italiana e também observar a questão do consumo do produto vindo do desmatamento e da economia sangrenta do Brasil. Porque o povo indígena
está sofrendo, estão sendo assassinados pela esta economia. Per questo sono in Italia, per chiedere aiuto a voi, in modo che vi possiate attivare su, diciamo, due canali. Uno, quello dell'intervento politico, attraverso una pressione sulla, anche l'ambasciata italiana rispetto a quelle che sono le politiche in atto in Brasile, e poi invece più a livello personale con una attenzione a quelli che sono i nostri consumi quotidiani, che sono frutto appunto di attività spesso anche illegali e che sono frutto del sangue delle popolazioni indigene e della deforestazione. Além disso, o outro apoio que eu peço é através da parceria que a COSP, a ONG que está em Florença, vai trabalhar com os Caripuna, é através de doação. Quando doar esse recurso, esse apoio vai ser bem investido na terra indígena Caripuna no Brasil. Outro apoio que eu peço é que a empresas, General Motors, Fiat, Land Rover, BMW, está sendo investigado no Brasil que eles estão comprando couro, e o couro é do boi, e para ter couro precisa desmatar. Então, para desmatar, alguém está morrendo, a floresta está se acabando, os rios estão secando. Várias espécies de animais estão desaparecendo. Então, vocês observem bem essas empresas, porque dentro do carro, aquele couro bonito é oriundo, conexão de desmatamento na Amazônia. Oltre a questo vi chiedo di sostenere anche la campagna Amazonia di Cospe, che è una ONG con sede a Firenze, con donazioni per progetti che saranno poi realizzati nel territorio Caripuna proprio per lo sviluppo di economie verdi e a sostegno appunto del nostro popolo. Vi chiedo anche però di, come dicevo prima, di tenere molta attenzione a quello che è la vita quotidiana, no? Perché attualmente sono in corso appunto indagini giornalistiche anche, non solo, riguardo a imprese come Fiat, Land Rover, BMW, perché molte delle parti interne di queste auto, come il rivestimento dei sedili fatti di pelle, derivano appunto da quei bovini che sono allevati anche nella mia terra e che sono frutto di deforestazione. Per questo appunto vi chiedo di porre davvero attenzione, osservare bene queste auto, perché nel momento in cui le acquistate sappiate che questo è frutto di deforestazione e di morte delle persone, della foresta, dei fiumi e degli animali che popolano o popolavano la nostra terra. Para encerrar da minha parte, eu vou concluir dizendo que o órgão ambiental como FUNAI, IBAMA ou CEMIBIO foi sucateado propositalmente pelo atual governo do Brasil. Por isso, nós não temos proteção do nosso território e muito menos da integridade física. E a minha vinda aqui na Itália foi sobre isso. Por isso que a minha fala é resistir para resistir. Porque se não existir, não tem como resistir. Então precisa das duas para poder proteger a floresta para todo mundo, inclusive para os Caripuna. Então somente isso, da minha parte, eu estou aberto para perguntas. E muito obrigado mais uma vez para todos que estão aqui presentes para ouvir o que está acontecendo no território indígena Caripuna no Brasil.
Per chiudere, volevo appunto anche informarvi del fatto che molti degli organi e delle strutture a difesa delle popolazioni indigene come FUNAI, ma anche dell'ambiente come IBAMA, sono stati destrutturati, praticamente privati di ogni potere da parte dell'attuale governo Bolsonaro, e questo ha reso le popolazioni indigene come il popolo Carifuna sempre più vulnerabili, e sia per quanto riguarda il territorio, che ha subito sempre maggiori invasioni, che in termini proprio di sicurezza personale, per cui sono aumentati gli omicidi di leader e attivisti ambientali indigeni. Esistere per resistere è il suo motto, il motto di Adriano Caripuna, perché non si può esistere senza che si pratichi una resistenza, e la resistenza la si può praticare soltanto se si esiste, se si è in vita, e quindi per questo è importante esistere per resistere, perché la foresta possa rimanere in piedi, e per noi ma anche per tutto il mondo, perché sappiamo che quello che stiamo facendo non è soltanto per il nostro personale sopravvivenza, ma per la sopravvivenza di tutto il mondo. Grazie a tutti per essere qui, per aver ascoltato le mie parole, le parole di Adriano, e grazie ancora di questo importante momento. Grazie. Grazie. Grazie Adriano, grazie anche a Eleonora per la traduzione in simultanea. Un applauso anche, grazie veramente. Adriano ci hai ricordato di innanzitutto informarci, conoscere, approfondire le questioni. Grazie per aver portato la storia, la voce, l'esperienza della tua popolazione. L'appoggio che possiamo dare appunto è con l'informazione e con le scelte personali. Quindi penso che questo sia un primo messaggio che ognuno di noi può già assimilare e fare suo. A suor Alessandra Smerilli, segretaria di Castero Vaticano per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, i nomi Papa Francesco li sceglie ben complicati, nomi complicati però missione molto chiara, che è quella di includere, poi ce lo racconterà, e soprattutto di appunto essere attenti come Chiesa, come Vaticano, a tutte quelle realtà e persone che sono scartate. Suora Alessandra, lei è stata un po' una delle anime di questo grande evento che si è svolto settimana scorsa, l'Economia di Francesco. Consiglio a chi non avesse avuto modo di leggere l'intervento del Papa di andarlo a recuperare, perché è stato uno di quegli interventi sistematici che in qualche modo definiscono il pensiero sociale, il magistero di Papa Francesco. È molto bello anche il patto che i giovani convocati da Papa Francesco hanno sottoscritto. Ecco, un po' alla luce di queste esperienze le chiediamo di raccontarci che cos'è per lei, per Papa Francesco, un'economia, anzi come costruire un'economia che sappia includere, che sappia assicurare uno sviluppo umano integrale. Grazie. Spiego innanzitutto allora il titolo del nostro dicastero, così togliamo i dubbi. Il dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale, perché non siamo un'agenzia di sviluppo, perché attraverso il nostro lavoro vogliamo servire, vogliamo accompagnare le chiese in tutto il mondo, le chiese locali, perché ci sia vita, vita in abbondanza per tutti, cioè sviluppo umano integrale, quindi siamo a servizio. Ecco il titolo lungo del nostro dicastero. E ringrazio anche per il bagno di concretezza che abbiamo fatto adesso, e in dicastero riceviamo tantissime di queste testimonianze, visite, lettere di chi ci chiede aiuto, e capiamo veramente quanto l'economia, la politica, le regole siano un tutt'uno, perché ci possa essere sviluppo oppure esclusione. Ma di fronte a una foresta minacciata, mi piacerebbe portare la testimonianza di questa foresta di giovani che sta crescendo, forse in maniera anche molto silenziosa, e non credo che l'obiettivo sia quello di fare troppo rumore per il momento, anche se il Papa dice fate chiasso.
Mi piace raccontarla perché penso che nel racconto si capiscano poi anche quali sono i temi che stanno a cuore sia a Papa Francesco, ma Economy of Francesco e anche Economy di San Francesco, ed è per questo che è stata scelta Assisi come il luogo del convenire. San Francesco, lo sappiamo o forse no, ma oltre ad essere come dire, sposo di Madonna, povertà, di aver fatto della povertà un ideale di vita, e poi padre Dario prima ci ricordava anche l'importanza di Santa Chiara, quindi Francesco e Chiara, che dicono un qualcosa anche di una completezza, ed Economio Francesco vuole fare anche questo. San Francesco, sappiamo dalla scuola francescana, sono emerse anche delle teorie economiche che forse non sono conosciute ma ritengo importanti, teorie sul valore delle cose, quando ci si interrogava ma qual è, in base a che cosa distinguiamo il valore, e i francescani hanno dato tanto contributo su questo, così come dalla scuola francescana nascono le prime forme di microcredito, i monti di pietà, le prime forme di aiuto intelligente in qualche modo alla povertà, non con un dono ma con prestiti che fanno rialzare le persone e generano dei circoli virtuosi. Allora Francesco è questo, ed è anche tutto il tema dell'ecologia, dell'amore, del rispetto e della custodia per la terra. E di Papa Francesco conosciamo tanto altro, quindi quest'idea di Economy of Francesco. Come è venuta quest'idea? In un dialogo con Papa Francesco, che di fronte alla domanda ma come facciamo per smuovere, per cambiare, la proposta che gli era stata fatta era: mettiamo intorno al tavolo i più grandi economisti del mondo, li portiamo tutti qui, cerchiamo di capire come le cose possono cambiare. E Papa Francesco, con la sua solita intuizione, dice: non credo che questo possa cambiare le cose. Sapete quanto Papa Francesco ci tenga ad avviare i processi, il tempo è superiore allo spazio. E allora dice: forse quello che dobbiamo fare è innescare un processo con i giovani, con chi sta iniziando a studiare economia, con chi sta iniziando a fare impresa, perché si possano mettere insieme e allora davvero cercare di cambiare. E ha scritto una lettera il 1 maggio 2019, giornata significativa anche per il tema del lavoro. Papa Francesco scrive questa lettera convocando ad Assisi tutti i giovani economisti, imprenditori, li invitava a ritrovarsi ad Assisi per fare un patto, per cambiare l'economia attuale, dare un'anima all'economia del futuro. E in quella lettera scriveva: le vostre scuole, le vostre università, le vostre imprese sono cantieri di una nuova, sono già cantieri di una nuova umanità, di una nuova economia. Proviamo a metterci tutti insieme e a fare delle proposte anche nuove. E la lettera è stata pubblicata e nel giro di pochissimi giorni sono cominciate ad arrivare domande per poter partecipare a questo evento di Assisi. Nel giro di pochi mesi le domande erano migliaia, tant'è che all'inizio è stata fatta una selezione sulle motivazioni, e per poter organizzare l'evento ad Assisi, e quindi anche per le questioni logistiche, era stato fissato un tetto a 2.000, non più di 2.000. Sono stati selezionati questi giovani e si è cominciati a farli conoscere online. L'evento doveva essere a marzo 2020. L'idea iniziale era un evento che fa innescare un processo. La pandemia, che forse è stata anche una provvidenza, ha ribaltato tutto, perché a febbraio si è dovuto dire a tutti: ad Assisi non si potrà venire
causa pandemia l'incontro non lo potremo fare, e valutate che già erano stati prenotati i viaggi, che già c'era tutta l'organizzazione in moto. E in quel momento mi ricordo, quando ci siamo ritrovati nel gruppo un po' organizzatore iniziale, ci siamo detti: adesso che facciamo? Perché non possiamo disperdere questo capitale che sono questi giovani così motivati. E allora abbiamo detto: no, bisogna andare avanti, lavoreremo a distanza ma lavoreremo. E quindi i giovani sono stati divisi in 12 villaggi tematici, dove ognuno ha potuto trovare la sua collocazione. Per esempio, i nomi dei villaggi erano nomi intenzione, per dire come mettere insieme due parole che sembravano non avere correlazione tra di loro, ma che proprio il lavoro dei giovani dovesse essere mettiamole insieme. Quindi avevamo il villaggio Finance and Humanity, finanza e umanità, Work and Care, lavoro e cura, agricoltura e giustizia, energia e povertà, pensate quanto profetico era allora il nome di questo villaggio, business in transition, la trasformazione delle imprese, life and lifestyle, women for economy, business and peace, tutto un gruppo ha lavorato sui temi di economia e pace, sta continuando a lavorare, e così via. In questi villaggi, circa 200 giovani per ogni villaggio, sono riusciti a lavorare a distanza, online, a connettersi e a cominciare a lavorare per mettere insieme idee, condividere proposte. Sono state divisi tra giovani imprenditori, ricercatori e change makers, gli attivisti. Il più piccolo ha 12 anni, il primo che si è scritto, che aveva scritto la sua lettera: Papa Francesco, ho letto la tua lettera, vedo che abbiamo le stesse idee, voglio venire ad Assisi. Le stiamo raccogliendo tutte per pubblicarle, perché penso che ogni lettera abbia dietro un suo perché. Perché non ci siamo potuti vedere fino a sabato scorso, il che vuol dire che loro hanno lavorato insieme per quasi 3 anni senza mai potersi vedere, e hanno creato delle imprese a distanza. Il gruppo di agricoltura e giustizia ha creato la Farm of Francesco, delle fattorie sparse per il mondo di agricoltura sostenibile fatta in un certo modo, eccetera. E hanno creato papers, ricerche, è nata la IOF Academy, l'accademia dove hanno messo in comune le loro idee, ma progetti anche concreti, per esempio durante la pandemia sui vaccini e sulla distribuzione dei vaccini, o ricerche e così via. È stato un pullulare di novità, di freschezza, di impegno. Gli adulti in questo processo, io sono una di quegli adulti, per ogni villaggio c'erano quelli che abbiamo chiamato i senior, non per offenderli, ma perché erano sopra i 35 anni, che abbiamo chiamato ad accompagnare i giovani, ma più che altro stando un passo indietro. E questa è stata una grande self-selection, autoselezione di adulti, e abbiamo scoperto adulti generativi, perché tutti quelli che volevano avvicinarsi al processo di Economy of Francesco per venire a parlare, per venire a dire qualcosa ai giovani, non sono stati accettati. Hanno partecipato quelli che si sono messi accanto e hanno lavorato tanto, perché i giovani cercano gli adulti, cercano il confronto, ma un confronto che lasci spazio, che lasci la possibilità di proporre. E, dicevo, hanno lavorato, ci siamo ritrovati lo scorso weekend poi ad Assisi, solo 1000, è stato messo il tetto di 1000 perché quando è stata fatta tutta l'organizzazione ancora non si sapeva se la pandemia e i contagi ci avessero lasciati un po' in pace oppure no, ma insomma ce l'abbiamo fatta, e il Papa, che aveva promesso di venire, è venuto, ed è stata una grande festa. Ma cosa è emerso, perché altrimenti dico qualche punto che a me sembra importante proprio per la costruzione di futuro. Uno, che questi giovani ci sono, esistono, sono tanti, sanno connettersi,
hanno lavorato, vi ho detto, a distanza, ma nel momento in cui le restrizioni più forti sono cessate, in uno degli incontri globali online abbiamo dato il mandato di riunirsi in hub territoriali e quindi mentre per tema ognuno lavora con il proprio villaggio connesso in tutto il mondo, sono più di 120 paesi del mondo, sui territori lavorano insieme, stanno creando qualcosa sui propri territori. In Italia sono molto attivi, in Brasile sono i più attivi di tutti, lo dico non perché qui abbiamo i brasiliani, ma perché è uno dei gruppi più attivi, ma ne abbiamo un po' sparsi e si stanno mettendo a servizio. Giovani quindi che si sanno connettere, che sanno fare cose concrete, non sono solo idee, che sanno camminare insieme cercando ciò che unisce, non ciò che divide. E questo mi sembra un grandissimo segno di speranza per il futuro. Ci sono giovani di tutte le estrazioni sociali, di tutti i pensieri economici, dai più progressisti ad altro, a più conservatori, o di idee diverse, ma che non stanno lì a scontrarsi sulle idee, che capiscono che dove c'è una cosa che ci accomuna, lì possiamo lavorare, ci mettiamo insieme e camminano e stanno realizzando. Quindi sono giovani che producono anche gesti concreti perché riescono a fare tutto questo. Sono quei giovani che quando un piccolo gruppo stava visitando Assisi per preparare l'incontro, c'era stata una visita alla Basilica di San Francesco e ai dipinti di Giotto, alla serie di Giotto. E la guida che illustrava durante questo percorso i vari dipinti diceva: qui manca una scena, la 29ª scena, che è quella dell'abbraccio di Francesco con il lebbroso. Non è stata riprodotta perché chi pagava per questi affreschi erano i ricchi della città, i notabili, che non volevano che si sapesse che ad Assisi ci fossero i lebbrosi. E quindi i ragazzi commentando dicevano: non solo i poveri sono scartati dalla storia, ma sono scartati anche dal racconto della storia. E allora si sono presi questo impegno: noi ad Assisi, in Economio Francesco, riporteremo la 29ª scena al centro dell'economia. Ed è per questo anche che nel gruppo che ha organizzato c'è anche il Serafico di Assisi, questo centro che si occupa dei ragazzi con le disabilità più gravi, che hanno problemi, ma lo fanno in un modo molto innovativo. Uno dei villaggi che si è svolto proprio in questo luogo fisicamente è quello che abbiamo chiamato il CO2 delle disuguaglianze. Il tema è questo, che come l'anidride carbonica nell'aria c'è bisogno di un po' di disuguaglianze e di diversità perché l'aria possa essere respirabile, ma se l'anidride carbonica, come quando in una stanza aumenta, ci si sente soffocare, così è come quando aumentano le disuguaglianze. E i giovani hanno lavorato in quel contesto sulle disuguaglianze. E questo racconto vuole dire che uno, non esistono ricette per un'economia che dà vita, ma nello stesso tempo c'è chi in questo momento ci si sta giocando anche la vita e la carriera, e sono questi giovani, per poter pensare e inventare strade nuove. Noi cosa possiamo fare? Cercare di conoscerli, aiutarli, stare accanto e far conoscere anche quello che fanno, in modo che questo seme, ci avete regalato i semi prima, credo che questo seme piantato, che è questa economia concreta che vuole crescere, fiorirà, non subito. Questo è uno di quei processi che hanno tempi lunghi, quindi quando mi chiedono: ma i grandi del mondo vi ascolteranno? Io rispondo: non mi interessa che adesso ci ascoltino, non è questo, bisogna far crescere, ci sono i tempi, sappiamo i tempi anche di una gestazione, di una nascita e di quanto ci vuole per poter crescere. E allora è importante
che ci sia un accompagnamento costante e che non si disperdano queste forze e queste energie. Quando penso a questo processo, penso a quante volte noi ci diciamo in Italia manca una classe dirigente, in Italia quando andiamo a votare abbiamo dilemmi, eccetera, ma non iniziamo mai processi perché vogliamo vedere i risultati subito, e se non iniziamo processi i risultati continuiamo a non vederli. Questo è uno dei casi in cui il processo è iniziato e i giovani ci stanno dimostrando che hanno le capacità, la professionalità, gli skills per riuscire a cambiare qualcosa, e quindi sta anche a noi adesso aiutarli a fiorire. Loro ce la stanno mettendo tutte. Ad Assisi non hanno firmato una dichiarazione che chiede impegno ai governi o a qualcun altro, hanno firmato un patto in cui si impegnano in prima persona, e come ha detto Gioele, l'invito è a cercarlo questo patto e a farlo un po' nostro, perché se ognuno fa il suo pezzettino forse ci riusciamo davvero a rendere queste nostre città, queste nostre terre più abitabili, più inclusive e meno distruttive. Grazie. Grazie, grazie sor Alessandra Smerilli. Ci ha parlato di mettere insieme le tensioni. Vediamo quante tensioni ci sono nel nostro tempo, insomma, lo stiamo vedendo anche a casa nostra con banalmente le bollette che arrivano, tutte le questioni che ci toccano da vicino, quante tensioni ci fanno pensare di dover guardare al nostro ombelico in qualche modo, proteggerci. E però ci sono varie tensioni, varie, come dire, posizioni, varie dinamiche da rispettare, da accogliere, per non fare dei passi avanti da soli, ma fare dei passi avanti magari più piccoli tutti insieme. Penso che quest'ottica sia quella in cui Papa Francesco prova a lavorare, prova a organizzare questo bene che già in qualche modo si muove. Quindi grazie per averci portato anche la sensibilità e il pensiero del Papa in questa piazza. Professor Mario Monti, lei nell'ultimo periodo ha ricevuto tra gli altri un incarico che mi ha colpito leggendolo, è tuttora presidente della Commissione Paneuropea dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sulla salute e lo sviluppo sostenibile, è un organismo nato dopo la pandemia, sappiamo cosa significhi, lo diceva anche solo Alessandra, riflettere sullo sviluppo e sulla sostenibilità dopo questi due anni. E allora a lei, dall'alto della sua esperienza, dalle esperienze anche recenti che sta facendo, chiediamo come raccogliere tutto questo movimento, come raccogliere il grido della terra, il grido dei popoli, come incontrare il movimento dei giovani, giovani economisti, giovani attivisti, come si può, se si può, costruire un'economia che sappia coniugare profitto, crescita, sviluppo e la cura della persona, la centralità della persona umana, che dovrebbe essere l'obiettivo dell'economia. Grazie. Lei cortesemente dice dall'alto della sua esperienza. La cosa più importante che posso dire oggi è dal basso dell'aver ascoltato queste due testimonianze, perché non so se ci rendiamo conto, ma abbiamo avuto in pochi minuti da Adriano Caripuna e da suora Alessandra, che forse dovrei chiamare suora ministro, dato l'incarico che ricopre. Abbiamo avuto due testimonianze semplici ma disarmanti di esperienze concrete di persone che si rimboccano le maniche. Dall'Amazzonia e da Assisi, in un modo che veramente deve far riflettere ciascuno di noi, perché è bene chiedere, è bene
a volte protestare, bene stimolare, ma questo non toglie la responsabilità individuale del cercare di fare qualcosa. E loro fanno su diverse scale due cose molto grandi. Sì, non voglio eludere una domanda, il suo spunto su i riflessi della pandemia. La pandemia, lo sappiamo tutti, è stato un poderoso alleato del tema della sostenibilità. In che senso? Perché ci ha permesso di toccare con mano la pandemia e le disgrazie ambientali che si susseguono nel mondo in questi mesi e che non risparmiano nessun continente, ci hanno dato la possibilità di uscire dal dover esprimere un atto di fede nei confronti degli scienziati quando parlano di effetti del cambiamento climatico. È venuto su di noi questo effetto. La pandemia, secondo le più autorevoli ricostruzioni, è effetto essa stessa di impropri rapporti tra l'uomo e la natura. Tra l'altro il ridursi della biodiversità, e penso di nuovo a zone come l'Amazzonia, sfruttate da poteri internazionali, ma credo anche da poteri nazionali abbastanza privi di scrupoli. Ebbene, tutto questo ci fa vedere che impegnarci quotidianamente a livello di governi, a livello di singoli, a livello di condomini, a livello di famiglie, a livello di industrie per il risparmio energetico contro il cambiamento climatico è una questione vitale. È possibile. Sa qual è il problema, per l'esperienza che posso averne io, il problema della politica a livello dei capi di governo e dei ministri più autorevoli? È che in quelle menti in genere c'è spazio per una grande preoccupazione per volta. Quindi il rischio del dopo pandemia, che è stata seguita da una terribile guerra, è che la terribile guerra scacci i pensieri non meno terribili nella loro proiezione di lungo periodo, che sono connessi alla pandemia. Ma vorrei, ecco, e non dimentichiamo neanche, perché la vicinanza alla natura, alla quale anche emotivamente la testimonianza bellissima di Adriano Caripuna ci richiama, ecco, dobbiamo cercare di tenere tutto in prospettiva. Non possiamo dimenticare che con tutte le discussioni che ci sono state sopra, ma forse l'avanzamento della scienza e anche dell'economia, che ha permesso ricerche costosissime che hanno portato a determinati vaccini, vituperati da alcuni, esaltati da altri, ma credo che abbiano avuto qualche ruolo nella possibilità di mettere un po' sotto controllo la pandemia. Ma io voglio riprendere le considerazioni su come costruire un'economia che favorisca lo sviluppo umano integrale, che si riconnette ai temi toccati dal Santo Padre ad Assisi l'altra settimana. Questo è un tema: come costruire un'economia che favorisca lo sviluppo umano integrale, che devo dire io ho sempre sentito molto come responsabilità. Perché? Perché ho avuto la fortuna o la sfortuna di avere esperienze di governo, sia a livello europeo sia a livello nazionale italiano, dove questi temi si toccano con mano. Ricordo addirittura nel 97, come commissario europeo alla fiscalità, ho fatto una proposta ben studiata, ben articolata, che aveva anche degli alleati, ma che forse è venuta troppo presto,
una proposta nel 97 per la tassazione della CO2, dell'anidride carbonica a livello europeo. Non ha fatto molta strada quella proposta allora. E se posso citare solo un punto di un'esperienza nazionale che, come qualcuno di voi ricorderà, è avvenuto in un momento di profonda crisi finanziaria, ebbene, la convinzione che l'economia debba essere di mercato, ma anche e in certi momenti soprattutto sociale, ci portò il mio governo e me, in un momento in cui, ahimè, fummo costretti persino a ridurre la scala mobile sulle pensioni, perché la situazione avrebbe altrimenti portato al fallimento dello Stato, con conseguenze molto più gravi. Abbiamo cercato di far cadere l'onere un po' su tutti e, cosa aspramente criticata in seguito, abbiamo pensato che anche l'introduzione di una modesta imposta patrimoniale sulla casa ci avrebbe almeno consentito, come ci ha consentito, di non andare a ridurre la scala mobile, quindi la protezione dall'inflazione, sulle due fasce più basse di pensione. Però attenzione, imposta patrimoniale, voi sapete con che accoglienza nel dibattito politico si riserva a queste cose. Perché tutti ci riempiamo la bocca di giustizia sociale, ma è profondamente impopolare proporre una fiscalità che faccia leva sulla ridistribuzione, che per definizione deve essere un po' più a carico dei più abbienti che a carico dei meno abbienti. Ecco. Ma il tema di come costruire un'economia che favorisca lo sviluppo umano integrale, io l'ho sentito per tutta la mia vita anche in un'altra veste, che è stata l'unica o associata a quella di responsabilità politiche, e che ha riguardato l'insegnamento, ma anche la guida di una università che si trova a un chilometro circa da qui, che qualcuno di voi forse avrà sentito nominare, l'Università Bocconi. E allora, come il discorso del Santo Padre ci richiama a pensare, e come Suor Alessandra ci ha detto, forse bisogna cominciare da chi oggi si accinge a muovere i primi passi nella costruzione, che può essere poi buona o meno buona, delle cose di cui parliamo, tra cui un'economia, e quindi dalla scuola, quindi dall'università. Mi sono soffermato in particolare su un passaggio delle parole ad Assisi del Santo Padre, là dove dice: «In effetti, quando alla comunità civile e alle imprese mancano le capacità dei giovani, è tutta la società che appassisce, si spegne la vita di tutti, manca creatività, manca ottimismo, manca entusiasmo, manca il coraggio di rischiare. Una società e un'economia senza giovani sono tristi, pessimiste, ciniche». Se voi volete vedere questo, prosegue il Santo Padre, andate in queste università ultra specializzate in economia liberale e guardate la faccia dei giovani e delle giovani che studiano lì. Ma, grazie a Dio, rivolgendosi ai giovani di Assisi, voi ci siete, non solo ci sarete domani, ci siete oggi. Voi non siete soltanto il non ancora, siete anche il già, siete il presente. Ecco, io ho trovato naturalmente profondissime e vere, se posso permettermi di pronunciare un giudizio mio, queste parole. Non so a quali università si riferisse il Santo Padre, ma è un giudizio che condivido pienamente. Da 30 anni, prima come rettore, poi come presidente, fino all'altro giorno,
mi sono occupato di quell'università qui vicina che a sua volta si occupa prevalentemente di economia. Ecco, quello che più abbiamo cercato di coltivare è proprio quel pluralismo culturale, cioè il contrario del pensiero unico di cui ci parlava la suora a proposito di questo insieme di giovani. E non solo, ma soprattutto accanto all'insegnamento dell'economia e di tutte le materie all'economia connesse, insistenza che è stata crescente nel corso degli anni sugli aspetti della collettività, gli aspetti della distribuzione, gli aspetti sociali, tutti quegli aspetti che devono essere complementari al mercato, ma senza i quali il mercato può essere più distruttivo che costruttivo. Per esempio le questioni della responsabilità sociale delle imprese, le questioni sempre di più della sostenibilità, dei corsi di laurea apposta nati su questo. Non solo, ma questo riguarda la forma mentis, quindi il pluralismo culturale, l'oggetto degli studi, ma anche abbiamo cercato, credo in buona parte riuscendoci, parlo dell'università che conosco, ma sono sicuro che altre hanno cercato e sono riuscite a fare altrettanto, attraverso sussidi, borse di studio, tasse elevate pagate dagli studenti che appartengono a famiglie con reddito elevato, cioè con questi proventi abbiamo creato una quantità di sussidi, eccetera, di borse di studio, per cui l'università è diventata sempre di più un ascensore sociale in un paese in cui, se ci pensiamo, quasi tutti i meccanismi di ascesa sociale sono bloccati perché tanti lavori, tante professioni si trasmettono da padre in figlio e via dicendo. Ecco, e cerchiamo sempre di più di dare occasioni che uno non si aspetterebbe in un posto dove si studia molto l'economia, occasioni che sono alla radice della vita. Vi faccio un esempio: venerdì prossimo, ed è aperto al pubblico nei limiti della capienza dell'Aula Magna, sarà inaugurato l'anno accademico 22-23 con una prolusione di Denis Mukwege, che è un medico, pastore protestante e attivista congolese, specializzato in ginecologia e ostetricia, che ha fondato nel 1998 il Panzi Hospital, ospedale in cui è diventato il massimo esperto mondiale nella cura di danni fisici interni causati da stupro. Ditemi se non siamo qui alle radici della vita. Bene, ha ricevuto il premio Nobel nel 2018. Noi pensiamo che i nostri studenti abbiano sempre di più bisogno anche di questi momenti veramente extracurricolari per diventare persone, che è l'ambizione più grande. Ultimissima considerazione, di nuovo mi rifaccio al pensiero, stavo dicendo, della mia collega ministra, ma non posso perché lei lo ha ancora, io no, suora Alessandra, quando dice: ma abbiamo tutti oggi la mania di volere i risultati subito. L'avvocato, il professor fa molto di volere i risultati subito, e questo è il danno principale che una politica non avveduta produce, indipendentemente dai singoli partiti. E visto che parliamo dei giovani, teniamo presente che tantissime cose che oggi in Italia e altrove ci vengono presentate come buone da un punto di vista etico sono un malanno per i giovani di domani. È giusto o no che lo Stato intervenga in Germania con 200 miliardi di euro perché i soldi li hanno, perché non hanno sprecato come altri paesi? In Italia con meno decine di miliardi di euro per attenuare il carico micidiale delle bollette
sulle famiglie e sulle imprese. Certo che è giusto, ma nella mentalità nostra, soprattutto in Italia, ma anche di altri paesi, questo giusto, questa bollatura positiva, morale, ci porta a ritenere che questo debba essere fatto a qualunque costo. Si deve aumentare, si deve aumentare il disavanzo col famoso scostamento di bilancio, ma lo si aumenti, non saremo mica dei pignoli contabili. Ma se guardiamo cosa sta dietro espressioni astratte come scostamento di bilancio, questo vuol dire più disavanzo, quindi più debito. Ma allora chi paga in denaro gli aiuti dati oggi alle famiglie e alle imprese colpite da bollette proibitive? Non coloro che sono più abbienti oggi, come avverrebbe con un sistema fiscale ben funzionante, efficace contro l'evasione, non piatto ma progressivo, e magari con qualche elemento che con misura e ricorrenza colpisca anche componenti del patrimonio. No, costoro vengono lasciati tranquilli e si infierisce, senza dirlo, perché loro oggi non esistono, non possono né protestare né piangere e soprattutto non votano sulle generazioni future, che sono quelle che verranno fra pochi anni, sui nuovi italiani che, così come le nuove generazioni di tutti i paesi avranno grande danno se non riusciremo a vincere il cambiamento climatico, sia pure con costi e sacrifici oggi, pensate gli italiani del futuro, se oltre ad avere, come gli altri abitanti d'Europa, diciamo, i mali del cambiamento climatico, avessero anche, e siamo su quella traiettoria, sulle spalle rispetto ai loro coetanei francesi, spagnoli, tedeschi, un debito pubblico molto maggiore che dovranno pagare in che modo? Pagando, ove trovino un luogo di lavoro, tasse più alte di quelle che dovranno pagare i loro coetanei. Ecco, secondo me, nella economia che deve agire per la vita e non per la morte, teniamo sempre presente anche gli interessi di quelli che la vita non l'hanno ancora. Grazie, grazie professor Monti. Siamo lieti di sapere che gli studenti della Bocconi non hanno le facce tristi. Mia sorella ha studiato alla Bocconi, io le ho mandato un messaggio subito quando ho ascoltato le parole del Santo Padre, lei mi ha detto sicuramente non parlava di noi, quindi... Ma guardi che a un chilometro da qui c'è anche la Cattolica, per esempio. Allora, magari solo Alessandra potrà chiedere al Santo Padre a chi si riferiva, così sfatiamo questo dilemma, poi... La teniamo per noi la risposta. Testimoniamo che quella è un'aggiunta che lui ha fatto non leggendo il testo, quindi era proprio il pensiero di quel momento che gli è venuto mentre affrontava questi discorsi. No, ma mi sappia dire a che cosa pensavo. Ecco, comunque ci ha richiamato il professor Monti, penso in particolare al pluralismo culturale, anche nella formazione, al mettere in rete tante esperienze, è un po' anche quello che stiamo facendo oggi. Abbiamo ancora qualche minuto, quindi chiederei ai nostri tre relatori ancora un giro di interventi. Rapidamente abbiamo circa una quindicina di minuti, quindi 4-5 minuti a testa per poter approfondire ancora ulteriormente la riflessione. Cominciamo con Adriano Caripuna. Abbiamo citato all'inizio un'espressione di Papa Francesco. Lui lo dice in spagnolo, il buen vivir. Magari ci dirà come si esprime in portoghese, che è la sua lingua. Che cos'è questo buon vivir? Se può aiutare noi qui a Milano, così lontani dalla fine del mondo, come ha detto Papa Francesco al momento della sua elezione, raccontando la sua terra,
che cos'è questo buon vivir, come possiamo metterlo in pratica qui a Milano? Então, eu lembro quando eu estive com o Papa Francisco em 2019, no Sínodo da Amazônia, que ele disse que o mundo e a Igreja Católica precisa cuidar da natureza, porque a natureza é vida, e quem vive dentro dela, que são os povos tradicionais e indígenas. Para nós, o bem viver é cuidar um do outro, respeitando a natureza e respeitando os animais. Isso, para mim, é o bem viver. Não adianta dizer só bem viver, mas sim, a gente tem que praticar, cumprir a palavra bem viver. Respeitando toda a biodiversidade, todos os seres vivos. Isso, para mim, que é a palavra bem viver. Só falar e não praticar, isso é uma coisa que fica muito superficial, vazio. Então, bem viver precisa ser praticado e respeitar toda a vida que sta na natureza e na floresta. Ricordo quando sono stato, ho partecipato al Sidono per l'Amazzonia a Roma e ricordo in modo particolare appunto le parole del Santo Padre quando appunto diceva che è importante aver cura della natura, ma non solo della natura in se stessa, ma anche delle popolazioni che la abitano e che lì vivono. Per me il buon vivir vuol dire aver cura l'uno dell'altro, aver capacità di rispettare gli altri, di rispettare la natura, di rispettare le persone, di rispettare gli animali. Però avere solo la conoscenza, la consapevolezza di che cos'è il buon vivir non basta, il buon vivir va praticato. E quindi questo rispetto deve diventare azione, va compiuto, perché soltanto rispettando gli altri, rispettando la biodiversità, la natura, si potrà appunto poter realizzare questo buon vivir. La parola in sé è bella, ma non può rimanere solo una parola, altrimenti rimane un qualcosa di vuoto, no? che non ha senso. Quindi va praticata e per me il buon vivere è rispettare tutta la vita di ciascuno. Sì. Para nós, povos indígenas, isso é bem viver. Por isso que nós estamos em defesa da floresta Amazônia brasileira. Porque quando destrói a floresta, ela não só destrói a floresta, ela destrói toda a vida que existe dentro da floresta. Destrói a nossa cultura, nossa arte, que é a nossa pintura, nossa língua, e também a nossa saúde. Por isso que nós, povos indígenas brasileiros, não aceitamos esse tipo de desenvolvimento e esse tipo de economia. Porque nós, povos indígenas, praticamos a palavra que o Papa Francisco disse, com a sábia palavra dele, o bem viver. E para viver o bem viver, precisa proteger toda a vida que existe dentro da floresta. Então, é muito importante nós, indígenas, ser a esperança para um mundo melhor, para que não aconteça mais colapso no mundo. Porque a floresta em pé é vida. E para ter vida,
precisa do bem viver. Para ter bem viver, precisa da floresta. Per i popoli indigeni il buon vivir è questo, è difendere la foresta, perché distruggere la foresta vuol dire non solo appunto distruggere gli alberi, ma distruggere la cultura, distruggere le innumerevoli lingue che noi parliamo, distruggere tutta quella che è la cultura delle pitture che loro praticano sui loro corpi, tutte quelle che sono le tradizioni. Per questo non accettiamo questo tipo di economia, questo tipo di sviluppo che oggi viene praticato. Noi pratichiamo il buon vivir come lo ha definito Papa Francesco. Per questo dobbiamo proteggere la foresta in tutti i suoi elementi e per questo noi popoli indigeni riteniamo di essere la speranza del mondo, perché pratichiamo il buon vivir e difendiamo la foresta che è vita. E la vita appunto è la foresta in piedi e è questo che noi vogliamo. Grazie, grazie Adriano Caripuna. Sono parole di speranza, sicuramente una speranza che oggi ha portato a noi, a questa piazza, che ciascuno potrà portare dentro di sé. Suora Alessandra, a lei vorrei chiedere ora, vorrei parlare al suo profilo di educatrice, oltre che di economista, oltre che di ministra, come l'ha definita il professor Monti, ministra del Vaticano, non dello Stato italiano, per ora, poi chissà. Certo, è di più, certo, però visto che siamo in periodo di formazione del governo, non vorrei che qualcuno si facesse strane idee. Da educatrice, ci sono tanti adulti, tanti educatori, tante persone impegnate anche nelle parrocchie, nella Chiesa di Milano e non solo. Da dove partire per dare la possibilità ai giovani di incidere nella loro realtà? Che cosa serve a un giovane? Che cosa dire agli adulti che sappiano accompagnare questi giovani? Qui c'è il ricordo del Sinodo dei Giovani, dove ci siamo conosciuti, penso, nel 2018. E quando Papa Francesco ci ha affidato questo mega dicastero / ministero dello sviluppo umano integrale, chiedendoci di metterci a servizio, ci ha lasciato tre parole: ascoltare, ascoltare, ascoltare. E credo che questo sia l'atteggiamento fondamentale per qualsiasi tipo anche di rapporto educativo, perché se non ci si mette nella logica che l'altro davanti a me, il giovane, ha qualcosa da portare e che io riesco ad aiutarlo, ad accompagnarlo, solo se riesco a entrare in quelle corde che vibrano, riesco a comprendere quali sono le reali esigenze. Questo è il processo. Come dicevo prima, poi da Economio Francesco ho imparato che i giovani cercano gli adulti, che i giovani hanno bisogno di confronto. Questa non è una generazione che vuole fare a meno degli adulti, anche se è la generazione che forse ha ricevuto meno dagli adulti, cioè non stiamo lasciando una grande eredità. Nonostante questo loro vogliono, c'è questo desiderio di camminare insieme e quindi credo che abbiamo una grande responsabilità di accompagnamento, ma non di imposizione, perché dicevamo al Sinodo, e qui parlo anche proprio come Chiesa, i giovani per noi sono un luogo teologico. Cosa vuol dire? Che hanno un volto di Dio da mostrarci che noi non conosciamo ancora. E quando in qualche modo riassunto per me, ho interiorizzato l'esperienza del Sinodo dei Giovani,
mi è venuta in mente questa interpretazione del Salmo, non mi ricordo più il numero, che dice: ogni generazione, una generazione narra all'altra le tue opere. Noi di solito interpretiamo questo versetto come una generazione, quella degli adulti, narra ad un'altra generazione, quella dei più giovani, le opere di Dio perché le ha sperimentate nella propria vita. Io credo che possiamo interpretarlo anche all'opposto. C'è una generazione di più giovani che può narrarci le opere di Dio e può mostrarci un volto di Dio nuovo, e se riusciamo ad ascoltare forse possiamo fare dei passi avanti ed aprirci a quella speranza che oggi ci sembra negata, perché se mettiamo insieme tutte le questioni che adesso a livello geopolitico ed economico vanno affrontate, il puzzle è veramente, sembra senza via di soluzione. Allora forse possono essere anche i giovani un aiuto per noi, e ci aiutiamo a vicenda. Per cui ascoltare, ascoltare, ascoltare. Qualcuno diceva education, 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 ascoltare, ascoltare, ascoltare. Forse si tengono anche insieme, anzi, sicuramente si tengono insieme questi profili, lo diceva prima anche il professor Monti. Professore, la tentazione giornalistica di farle una domanda sullo scenario attuale, anche italiano, è forte, ma la reprimo perché so che sarebbe forse anche inopportuno. Però abbiamo ascoltato delle storie forti che ci riportano a un grido della Terra, a un grido del nostro pianeta. Le chiedo se è preoccupato in questo momento con tutti questi scenari di crisi che si stanno profilando, da italiano, come, insomma, se siamo preoccupati, se dobbiamo essere preoccupati in questo momento, quale ruolo possiamo giocare sullo scenario anche internazionale come paese per rispondere a un grido come quello di Adriano Caripuna, alle sfide che portano i giovani? Come possiamo essere un paese protagonista nella realtà attuale che ci troviamo a vivere? Sarebbe molto immodesto pensare di rispondere ai quesiti cosmici che lei mi ha posto, e vorrei invece, siccome ho parlato molto, ascoltato anche molto, ma parlato molto soprattutto nel mio secondo intervento, limitarmi a dire grazie per questa bellissima occasione che mi avete offerto, e credo di poter dire ci avete offerto. Non è preoccupato, usciamo ottimisti da questo pomeriggio. Certo. Bene. Allora a me rimane il compito di ringraziare, veramente penso a nome di tutte e tutti, Adriano Caripuna. Grazie, e con questo applauso penso prendiamo l'impegno di seguirla, di continuare a rimanere informati e di continuare ad appoggiare per come possiamo dalla nostra Italia la lotta del popolo Caripuna. Grazie veramente, Adriano. Grazie sor Alessandra Smerilli, grazie professor Mario Monti per le vostre riflessioni, per le vostre anche testimonianze. Ecco, che sia un po' questa tavola rotonda per tutti uno stimolo a continuare anche a riflettere, continuare ad ascoltare la voce dei giovani, ad accompagnarli anche nelle strade dell'università, della formazione. Grazie veramente. E grazie a tutti voi, a ciascuno, per essere stati qui. È l'ora dell'aperitivo, la zona delle colonne di San Lorenzo offre tante occasioni. L'ultimo grazie a Lucia Capuzzi e Alessandro Galassi, che sono i responsabili direttori artistici, non vorrei sbagliare definizione, di questo festival. Grazie anche personalmente per avermi dato questa opportunità di essere qui oggi.
Il festival prosegue con gli appuntamenti di stasera e di domani, quindi a tutti voi l'augurio di continuare anche a seguire gli eventi del festival. Grazie e buona serata.